Buonasera a tutti. Caldo terribile in questo 10 di luglio a Roma, tosto vero, primo caldo vero di quest'estate 2023, estate. E noi parliamo di un tabacco in barba a chi rinuncia alle affumicate in pipa nei periodi caldi. Io non ci rinuncio, ma come ho detto già in qualche video precedente, cerco delle affumicate che siano tendenzialmente più leggere, magari meno cariche dal punto di vista latacchioso, sicuramente meno cariche in termini di corpo, questo è vero anche per i naturali. Diciamo che non è il periodo per il Darkland e le cimette, mettiamola così, a prescindere. Cerco, e ve ne sto portando svariati, se andate a ritroso, tutte inglesi fumabili anche in estate, per chi come me non vuole rinunciare a quei sapori, ma li alleggerisce, perché sicuramente la taglia nella sua orsa di sapore, sono convinto anch'io che sia un tabacco che si associa meglio al freddo, alla nebbia, all'inverno tendenzialmente. E quindi oggi parliamo di un altro tabacco, di una linea che ho portato in toto per ciò che è venduto in Italia e che adesso vi completerò con quello che è venduto soltanto all'estero. Eccolo qui, Jock's Mixture. Rat Race, prodotto da Colas & Co. Jock's Mixture non è importato in Italia. In Germania costa quasi sempre da 100, non credo esista da 50, forse questa esiste anche da 50, sì, forse questa sì, costa più o meno 18 euro. È una affumicata, è una affumicata basata su, scusate un attimo, vediamo una cosa, no, è una affumicata basata su... Guarda, i miei figli che giocano in giardino e devo controllare se non si ammazzano, ecco. È una affumicata basata su Virginia, Latakia e Black Cavendish, quindi una affumicatura addolcita da un Black Cavendish comunque non aromatizzato, che però ha quello scopo lì, sovvertire agli orientali, dare quel pizzico di dolcezza in più al blend. Ve lo faccio vedere, quasi finito. Abbastanza scuretto, ma del resto ecco, tra Black Cavendish e Latakia i colori scuri sono piuttosto predominanti, credo che sia uno scuro soprattutto di Black Cavendish. Fumabilissimo, taglio ribbon, perfetta la secchezza, nessun problema di umidità. Buono, molto buono in questa Talamona Suprema Reverse Calabash, non male, non male. Il taglio è quello che vi dicevo, la tachia presente già negli odori, ma assolutamente non preminente. Si sente chiaramente la nota del Virginia, soprattutto nei pomodorini e nell'erba fresca, diciamo, come odori principali. E così è il tabacco quando arriva a essere fumato, cioè la tachia non pesante, un sapore di affumicato generico che accompagna tutta la tin, ma lascia un ottimo spazio ai Virginia e nel Black Cavendish trova una punta di dolcezza, non dolce smielato, assolutamente no, ma sicuramente è una affumicata zuccherina, piacevole da questo punto di vista. Se gli orientali davano un po' di speziatura, qui troviamo più di addolcitura. In qualche tiraggio avete questo aroma, soprattutto di affumicata, come addolcito, come nello zucchero, come, no?
come l'ultimo sorso di caffè che ha ancora un rimasuglio di zucchero in più e quindi ha quella spinta dolciastra, però in fondo è sempre caffè e poi di zucchero non ne avete messo poi più di tanto. Questa è la Jock's Mix, corpo basso, nicotina bassa, anche qui. Come per le altre mixture, diciamo, di British Collection, è sempre interessante andare a trovare l'etimologia del nome e in questo caso credo di essere risalito, perché la certezza non ce l'ho mai, di essere risalito al fatto che Jock's Mixture è un termine certamente di origine scozzese e che di base individua i soldati, il corpo di soldati militari scozzesi, già durante la prima e la seconda guerra mondiale, i cosiddetti The Jocks. E questa è sicuramente la sua origine più affermata e quindi credo che probabilmente voglia dire questo, perché poi Jocks di suo come traduzione vuol dire atleta o quasi anche in forma, ho capito, un po' dispregiativa alle volte di dare a qualcuno del Jocks vuol dire quasi sei pazzo per lo sport tendenzialmente, però di base la traduzione mi dà Google Translate è atleta. Ha questa accezione quando si tratta di sport, in verità storicamente individua i soldati scozzesi. È utilizzato anche quasi in forma di derisione nel formato inglese per dare a qualcuno un po' anche del matto, ma non ho ben capito poi qui le derivazioni. È anche una forma diversa per chiamare Jack in Inghilterra e Wales, quindi il Galles, che in scozzese diventa Jocks, nel suo nickname, diciamo, la sua trasmigrazione dialettale inglese. Quindi interessante, devo dire, mi piace sempre andare a cercare dei datatrace, il motivo per il quale siano stati chiamati, c'è sempre qualche attinenza al mondo britannico ed inglese e devo dire che è interessante poi fare le accezioni di quello che può essere il motivo. Credo che in questo caso sia questo, però è bello anche rimanere col dubbio. Ovviamente, come al solito, se qualcuno ne sa qualcosa, lo mettesse qua sopra. Per il resto, da provare, se vi piacciono le affumicate leggere, buona in estate, non è la mixture della vita, però si presta bene, per esempio, a questo periodo. Germania, credo, forse Spagna, trovate. Se avete una chiara idea della sua origine, scrivetemelo sotto. Da una cosa in un'altra, se vi iscrivete, dietro i like, fate. Insomma, le prate, come al solito. Andiamo anche più d'accordo, va bene? Saluto.